Sicuramente c'è da onorare queste due partite e il mister ce l'ha imposto di mettere il massimo impegno come abbiamo messo nelle partite precedenti e poi ovviamente dobbiamo provare a tutti i costi pure a vincere questa Coppa Mancini. E la società ci tiene, il mister ci tiene, noi ci teniamo, quindi massimo impegno fino alla fine. E dopo la partita di domenica ci teniamo comunque a portare avanti questa striscia positiva che abbiamo fatto fino ad ora. E abbiamo toppato di risultato con il Pianella, ci teniamo sicuramente a fare risultato con il Morodoro. Dopo aver chiuso il campionato, vuoi o non vuoi, un piccolo calo, qualche piccolo calo di attenzione ce l'hai. E noi però ci teniamo comunque a fare bene. E domenica contro il Pianella alla fine eravamo andati in vantaggio due volte, quindi anche se non con una prestazione ottima, comunque stavamo per portare a casa la vittoria. È ovvio che diciamo che la settimana di festeggiamenti, 10 giorni di festeggiamenti, comunque si fanno, tra virgolette, si fanno sentire. Non sei un giocatore di questa categoria, però ti chiedo ormai a fine stagione che cosa hai imparato da questa categoria, se hai imparato qualcosa. Ma diciamo che c'è sempre da imparare, ma al di là della categoria è ovvio che se non scendi con le motivazioni giuste, se non scendi con la testa giusta, rischi di fare fatica pure scendendo di categoria. E diciamo che mi porto a casa l'esperienza di aver affrontato questo campionato sempre con la concentrazione giusta, perché altrimenti, ripeto, forse non riusciamo nemmeno a portare a casa la vittoria del campionato. Io voglio rimanere, certo, è ovvio che, ripeto, già l'ho detto le altre volte, se sono venuto qua a Teramo è per un discorso duraturo, però le cose si fanno ovviamente in due, ne chiacchiereremo sicuramente a fine campionato e vediamo di portare, insomma, a casa questa riconferma.